oltre 100.000 domande per ottenere il bonus Covid-19. E questo è un altro numero da capogiro che ha visto impegnati gli operatori dell'INPS della provincia di Salerno. In confronto, i numeri per la richiesta del REM, il reddito di emergenza, fanno sorridere. Di sicuro c'è un lavoro che continua. Per il REM c'è la possibilità di presentare la domanda, per esempio, anche tramite i servizi offerti dai centri di assistenza fiscale, i patronati. Le domande per la nuova misura di sostegno economico del governo in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 vanno presentate all'INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020. Ovviamente resta inteso che anche ci sono gli altri canali per presentare la domanda, in particolare il sito INPS attraverso l'autenticazione del PIN. Il meccanismo sarà quello della liquidazione attraverso, ormai è tutto autocertificato, l'utente che chiede il REM presenta una serie di autocertificazioni, ma la liquidazione avviene attraverso i sistemi informatizzati, quindi non c'è un operatore che fisicamente liquida la domanda, ma attraverso una verifica, una presunzione di possesso dei requisiti, l'utente, cioè il richiedente, riceverà la prestazione. Sì, anche se devo dire che è una provvidenza che ha un numero di beneficiari potenziali abbastanza ridotto, perché tenga presente che i beneficiari del reddito di cittadinanza non sono beneficiari del REM, così come i beneficiari invece di provvidenze che derivano da rapporti di lavoro o da rapporti di impresa, come i bonus Covid, come le casse integrazioni. Diciamo che il REM è proprio una misura residuale, va a intercettare quelle categorie che, pur avendo degli indici, chiamiamoli, di povertà, non sono stati beneficiari di altre misure. Per cui diciamo che va proprio a riempire quegli interstizi, ma come tale non ha un numero elevatissimo, noi non vediamo un fenomeno molto elevato, devo dire molto più elevato il fenomeno dei bonus. Tenga presente che in provincia di Salerno sono state presentate oltre 100.000 domande di bonus Covid, cioè, se le uniamo a... sono numeri veramente enormi, considerato che è una provincia d'Italia, noi siamo circa il 2,5% del PIL italiano e questi sono i numeri. Per il mese di giugno, con le procedure di assistenza economica, si andrà avanti in continuità. Non dovrebbero esserci altre sorprese, ma vale la pena per gli utenti informarsi sempre sul sito dell'INPS, www.inps.it, dove vengono esemplificati con delle guide tutte le varie situazioni. Il direttore provinciale Ciro Toma, intanto, analizza la situazione rispetto all'erogazione delle bonus pensioni, disposto dalla Regione Campania in questo caso, con l'integrazione fino a 1.000 euro per chi ne ha diritto. Diciamo che questo mese di giugno si andrà in continuità, per lo più si tratta di provvidenze che sono la coda di quelle già erogate per il mese di maggio e per il mese di aprile. Il decreto rilancio non fa altro che prorogare e in qualche caso aumentare gli importi già erogati. Per quanto riguarda, diciamo, l'integrazione delle pensioni sotto i 1.000 euro, questo è un provvedimento invece proprio della Regione Campania che ha ritenuto di, per alcune categorie di pensioni e di percettori, cioè quelli che hanno pensioni sociali, assegni sociali o pensioni integrate al minimo, e stiamo parlando di queste tre categorie, lo voglio dire con chiarezza perché alcuni mi hanno chiesto perché mia mamma, mio padre non ha preso l'integrazione ai 1.000 euro. Allora, si tratta di assegni sociali, pensioni integrate al minimo. Queste sono le tre categorie che hanno ricevuto l'integrazione fino a 1.000 euro e non altre, perché si è ritenuto che queste fossero le categorie più fragili e che non avessero, diciamo, altre provvidenze. È chiaro che se il soggetto che magari rientrava in queste categorie però aveva magari dall'altra parte un altro assegno, magari per invalidità, andava a fare cumulo e quindi non prendeva l'integrazione. Questo è un altro chiarimento che mi sento di dare.